Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 165. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Con questo canto iniziale abbiamo salutato Maria, Ave o Maria, a lei dedicata la festa liturgica di oggi, nella Natività, nel suo giorno Natale che vogliamo celebrare insieme. Ecco, questo giorno, un giorno importante perché segna la nascita di una creatura pensata da sempre da Dio, ma che poi ha trovato anche l'apertura del cuore, la disponibilità nei fatti, in questa vita che ha fatto entrare nel mondo il sogno di Dio, il pensiero di Dio, la sua salvezza, la sua proposta per l'umanità. Allora, così, con gratitudine ci rivolgiamo a Dio per il dono di questa donna, Maria, che nella sua fragile umanità attraverso la sua fragile umanità Dio ha potuto fare grandi cose. La preghiamo perché anche in noi possa operare, ecco, per quanto non è stato possibile, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Concedi, Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisco pienamente nel Signore. Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza, canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore. Alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo San Matteo. Gloria a te, oh Signore. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Lode a te. La Natività di Maria è una festa liturgica che unisce i cristiani di Oriente e i cristiani di Occidente. È nata prima in Oriente, tra i cristiani di lingua greca, e poi Papa Sergio I, nel VII secolo, l'ha introdotta anche nella nostra Chiesa, cominciando
dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Ecco, è la festa che potremmo chiamare anche il Natale di Maria. È un giorno benedetto perché per quello che Maria sarà, per quello che diventerà. Perché Maria da giovane dirà il suo sì alla chiamata di Dio per diventare, come racconta la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, la madre del Salvatore, del Figlio di Dio. San Paolo ai cristiani di Roma, abbiamo sentito anche, quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati. Non dobbiamo pensare a qualcosa di meccanico, che qualcosa che tolga, elimini la libertà della creatura umana, ma certamente Dio ha un piano che deve trovare poi l'apertura, l'accoglienza, la collaborazione umana. Quante cose partono bene, sono partite bene guardando addietro alla storia, e poi magari si sono chiuse prima di quello che Dio immaginava. Ecco, in Maria invece tutto è andato bene. Ecco, Dio ha pensato, ha preparato, ha predisposto, ma poi ha trovato anche nel cuore di Maria subito grande accoglienza, e nel corso della vita una fedeltà, una fortezza davvero esemplari. Il Santo Papa Paolo VI nel 1965 usava delle parole che mi sono annotato proprio per commentare questa nascita di Maria, questa festa. Scriveva: Maria è l'annuncio, Maria è il preludio, l'aurora, Maria è la vigilia, la preparazione immediata che corona il secolare svolgimento del piano divino della redenzione. È il traguardo della profezia, la chiave di intelligenza dei misteriosi messaggi messianici. È il punto di arrivo del pensiero di Dio. Come il poeta Dante diceva, termine fisso d'eterno consiglio. Questo eterno consiglio era il pensiero di Dio, che ha trovato il punto di arrivo nella storia. Continua il Papa: l'apparizione di Maria nella storia del mondo è come l'accensione di una luce in un ambiente oscuro, una luce del mattino, ancora pallida e indiretta, ma suavissima, bellissima. La luce del mondo, Cristo, sta per arrivare. Il destino felice dell'umanità, la sua possibile salvezza, è ormai sicuro. Maria lo reca con sé. Allora, la festa della nascita di Maria non si può distinguere dalla natività, dalla festa della nascita di Gesù, come la promessa non si può distinguere dal compimento, la preparazione dall'esecuzione, dalla realizzazione. Maria e Gesù uniti. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci racconta proprio in breve la nascita di Gesù, il contesto della nascita di Gesù. Maria che concepisce attraverso l'opera di Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Volevo sottolineare soltanto questo elemento, lo Spirito Santo, che era all'opera nella vita di Maria non solo al momento, e lo sarà al momento del concepimento, ma per tutta la sua vita terrena. Maria è la donna dello Spirito, anche prima che lo Spirito scendesse su di lei e sui primi discepoli di Gesù a Pentecoste, da sempre animata da questa presenza misteriosa. E noi, ecco, tutti noi, come cristiani, come battezzati, dovremmo sentirci uomini e donne dello Spirito. Cioè, dovremmo permettere
a questa presenza divina in noi di operare, di plasmare gradualmente tutta la nostra vita con tutte le sue espressioni. Quello che facciamo, quello che diciamo, dovrebbe essere un raggio di questa luce che è venuta nel mondo, che Maria ha consentito incominciasse a illuminare il mondo. Secondo San Paolo, Dio ha un progetto per la nostra vita. Abbiamo sentito con queste parole che diventiamo conformi all'immagine del Figlio suo perché sia il primogenito tra molti fratelli. Cosa vuol dire? Che come Maria ha portato Gesù nel mondo, anche noi siamo chiamati a portare Gesù in questo nostro mondo, diventando immagini, povere immagini, magari un po' pallide, un po' sfocate, però questo dovremmo essere, immagini di Gesù, per la forza dello Spirito Santo. E allora concludo con una breve preghiera, proprio lo Spirito, Spirito di Dio, scendi su di noi, adombraci in qualche modo, fa che ci lasciamo permeare da te, perché cresciamo a immagine di Gesù, in modo da poter continuare l'opera di Maria, donare al mondo di oggi Gesù, che è la salvezza di Dio, la bontà di Dio. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci soccorra, Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti delle famiglie Ruzza, Mazzoni, Borella, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore,
da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
Preghiamo. Esulti, Signore, la tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Invochiamo la benedizione di Dio per intercessione della Vergine Maria su ciascuno, in particolare anche per i malati, per le persone che ci seguono impossibilitate di partecipare da casa in diretta televisiva. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della natività, della nascita di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andiamo.